Il è quello del, in acqua, tra l'altro non si sa mai di una lente. Sì. Ci siamo sempre noi, siamo nati qui, quindi ci sta. E qui è nato un'altra persona che vorrei salutare, perché ci siamo conosciuti oggi, Guido Maria Perilli, quest'uomo qui. Voleva che facessimo una foto insieme, in realtà noi vogliamo una foto con lui, perché lui è il maestro che ha scritto L'amore così grande. Casualità della terra, casualità dell'uomo che ha scritto quel capolavoro, non lo sapevamo. Ma è salentino, sapevate tutti? Coincidenza. Ma io non sono abituato a tutte queste cose. E stai con noi, stai con noi. Grazie a tutti. Grande, grazie. Dica. Più di 3.000. Ma vedi, ormai nostro 3 milioni e 3 rotti. Giovanni Veronesi, infatti, è un'altra coincidenza. Abbiamo fatto un meraviglioso. È veramente col gusto con cui volevamo girare quel nuovo video. Noi abbiamo pensato per l'uomo perfetto sarebbe stato Giovanni Veronesi. Ed è stato così. Da meraviglioso a un amore così grande. Casualmente ci siamo ritrovati a girare con lo stesso regista. Casualmente è chiaro che c'è un gusto iniziale che ci porta al regista che scegliamo. Però questa volta abbiamo voluto di nuovo farlo con lui, ma non pensavamo al fatto che fosse di nuovo una cover del passato a essere rimaneggiata e ad avere un video nuovo. Abbiamo pensato semplicemente. Questa volta forse lo facciamo con Giovanni Veronesi, ha fatto pure meraviglioso. Ti ringrazio comunque per la scelta. Dico. Ma io adesso voglio fare una domanda che la metti in imbarazzo. Dovendo scegliere tra questo amore così grande di Claudio e di Giuliano. Io sceglierei Claudio tutta la vita. No, perché? No, io dico il primo amore non si dimentica mai, Mario Del Monaco, ma neanche l'ultimo si dimentica mai. È l'ultimo, so. No, ho fatto gli scherzi. Veramente sono contentissimo di questa versione del Rivero Amaro, l'ho già detto in altre circostanze. È stato anche un lavoro difficile da parte loro, perché insomma trasformare, rendere, mediare queste due veramente sono felice e se volete aperitivo, ve lo faccio vedere. Io lo sento da mattina alla sera. Aperitivo. Ciao.